Io non ce l'avrei mai fatta. E adesso? Ah, ok, scendi. Ok. Qualche giorno fa ho fatto un video dove spiegavo come entrare nel percorso dove si allena, diciamo, Mongrel per editare in fretta e per muoversi in fretta e per mirare in fretta e usare il pompa in fretta ed editare in fretta e qualsiasi altra cosa. Invece in questo video vi porto la Scissor Death Run o Scissors Death Run. Insomma, non so come si dica, chi se ne frega. So già che l'ha portata Blazer, non sto copiando il video, sono uno youtuber di Fortnite, è normale che faccia vedere cose che anche altri youtuber di Fortnite hanno fatto vedere, lo so già, quindi se qualcuno di voi dovete scrivere ma questo video già l'ho già visto, grazie, gli argomenti di Fortnite quelli sono, non sei un genio, grazie. In ogni caso vi faccio vedere sia come entrare nella Scissor Death Run, sia che cos'è, sia vi faccio vedere un video di un tipo che la fa tutta in pochissimo tempo. Infatti una volta il record della Scissor Death Run era di 4 minuti e 11 secondi, ma signori quel record è già stato battuto. Infatti qua possiamo vedere il tipo che fa tutta il percorso, che comunque dopo vedremo e ci proverò anch'io a farlo. Diciamo così, vi faccio vedere come si fa ad entrare. Allora dovete scrivere 09409979707913 e poi aggiungere i preferiti. Ed eccolo qua, Scissor Death Run Challenge. Seleziona l'isola e andiamo. Ragazzi, per la Scissor Death Run bisogna entrare da questo punto qua della mappa. Allora, la prima cosa da vedere è questo tipo che fa la Scissor Death Run in 3 minuti e 19. Cosa completamente assurda, ragazzi. Perché ora vi faccio vedere cos'è la Scissor Death Run. Cioè, provateci voi, è una cosa assurda. Ora voglio proprio vedere io che cosa faccio in tutto ciò. Però, vediamo. Allora, è tutta una serie di livelli fatti da trappole, eccetera, eccetera, che bisogna superare al massimo. E è completamente impossibile. Cioè, guardate, questo tipo ci riesce, chiaramente è il world record, 3 minuti e 19, magari è anche già stato battuto in maniera super fighe. Ma guardate, che cosa fa? Cioè, assurdo, io già lì mi sarei perso di brutto, anche perché devi calcolare le robe al millimetro. Probabilmente quello è un checkpoint, così se muori rispawni là. Cioè, veramente lui chiaramente la sa tutta come mappa. Io questo fin qua non ci arriverei mai. Cioè, lui ci ha messo 40 secondi, voi non vedete il tempo, ma io ci avrei messo 7000 anni, quindi... Perché qua si è buggato? Boh, vabbè, non importa. Comunque, ce l'ha fatta. Cioè, ragazzi, incredibile, incredibile. Io voglio proprio... Qua siamo a livello 5, ok? C'è anche scritto. Vediamo un po' questo livello 5. Cioè, vediamo dove arrivo io in 5 minuti, cavolo. Altro che livello 5, dove arrivo io in 5 minuti? Qua è pieno di trappole. Cioè, chi faceva il parkour su Minecraft qua magari è un pro player, ma io che non lo facevo, non lo so. Siamo arrivati al livello 6 e questa cosa qui è impossibile. Cioè, come fai a fare sta roba? Cosa? Cosa? No, no, vabbè. Vabbè. Ok. E lui ce l'ha fatta in 3 minuti e 19 a finire tutto questo. Quindi, giusto per farvi capire quante volte deve aver provato e fallito per poi farlo tutto, diciamo, giusto al primo tentativo. O almeno lui ha detto che non era proprio al primo tentativo. Non lo so. Boh. Comunque, veramente una cosa assurda. Ok, livello 7. Vediamo un po'. Ok, perché il livello 7 mi sembra così facile? Ok, non è così facile per niente, ora capisco. Assurdo! Guarda! Io non ce l'avrei mai fatta. E adesso? Ah, ok, scendi. Ok. E come? Ah, ok. Livello 8! Va bene, non mi sembra niente di difficile questo. Per... Cosa c'è di difficile? Ok. Cioè, raga! A parte che, come fa a venirti in mente di fare una cosa del genere? Devi essere proprio un pazzo furioso. Però, a parte questo, vediamo un po'. 2 minuti e 36. Lui la finisce a 3 minuti e 19. Quindi, i livelli non so se si facciano sempre più difficili, perché a me già il primo livello sembra difficilissimo. Questi non so, mi sembrano più facili. Boh, vabbè, sarò pazzo io. Ah, qua c'è il grappler. Ecco,
Guardate questa parte qua, livello 9 ragazzi, livello 9. Se sbagli un solo di questi tiri, hai perso. Cioè, hai perso nel senso che non hai più i cosi del grappler e hai perso. Quindi non conviene. Guardate, guardate. Assurdo! Cosa? Ma come? Io non sono così bravo, ma che cavolo? E qua? No, no, vabbè. Ok, 3 minuti 19 per finire la mappa. Vediamo quanto ci metto io. Forza, tan tan tan. Tarara. Pam, pam. Ragazzi, ma è più difficile del previsto, non state a credere. Se voi ci avete provato, fatemi sapere quanto tempo ci avete messo voi solo per fare il primo livello, perché io non lo so. Allora, 1, 2. Ma come? Ma come si fa? Certo che non poteva mettere il checkpoint un po' più in su, che cavolo. Mi sto già arrabbiando, questa roba è più difficile del previsto. Ma cosa? Ma perché? Ma perché? Io non capisco, ragazzi, io non capisco. Ma basta, ma basta! Neanche il primo livello sono capace. Sono sicuro che gli altri sarei capace. Ah! Oh, sì! Sì, ce l'ho fatta! Grazie! 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 Signore e signori! No! Però ce l'ho fatta! Ah, io schivo tutto! No, non schivo proprio niente invece. No, ma! Basta! Basta! Fatto. Bene, ultimo salto, perfetto, vai dritto. Ok, vabbè, congelato, chi se ne frega, tanto non ci dà fastidio. Ok, buonissimo. Saltiamo di qua, torniamo indietro. No, vabbè, ho fallito il primo salto. Ok, vabbè, facciamo la parte di qua, dai. 3, 2, 1, via. Di qua, salto. Poi salto di qua, salto di là. Di qua, di qua, di qua. Pam pam pam, salto con la bouncer, ok, ultimi due, perfetto, e anche questo livello è fatto, buonissimo, senza morti, ok, andiamo avanti, ok, ah, qua ci sono quelle con le trappole super attaccate al muro, vabbè dai, bouncer, in questo momento si va, aspetta, ok, sbalzato da diversi muri, allora devo fare questo salto, ok, niente di difficile, perfetto, andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora, livello 4. Molto bene. Fin qua le abbiamo fatte tutte. C'è un po' di lag, un attimo. Dai. Ok, ce l'ho fatta, senza morire. Livello 5, dai, dai, dai. Dai, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Allora, livello 5. Ok. 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 Ah, cavolo, sono scattate le trappole, non importa, dai. Ok, salta, salta. Veloce. Ok. Molto bene, sul muro. Dai, ultimo salto. Sì, sì, sì. Oh sì, raga, livello 6. Questo è un po' difficile, devo concentrarmi. Ok, dai, no, dai, zero morti per ora. Spero veramente... Ok, 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 ce la sto facendo in una maniera incredibile. Perfetto, ultima, mi sa. Ok, no, penultima. Accidenti. No, 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 ce ne sono ancora. Che cavolo? Impossibile questo coso. Va bene. Oh, dai, dai, dai. Dai, vabbè, ma è tutto uguale alla fine, sciallo questo. Facilissimo, cioè dai. Come si fa a fallirlo? Cioè, veramente. La gente lo fallisce proprio. Cioè. Ok, livello 7, dai, che è easy, easy. Prendo le gomme, torno indietro, di nuovo salto sulle gomme, salto, 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 salto. Ok, perfetto. Il ghiaccio finisce ora e io per fortuna sono esattamente nel punto giusto. Salto, salto, molto bene. Qua era difficile far scattare le trappole, ma ce l'ho fatta, ok. Livello 8,
8 qua. Le cose si fanno stradifficili, raga. Si fanno stradifficili. Perché le trappole sono veramente qualcosa di incredibile. Salta. Ok. Perfetto. Molto bene. Ah, maledette trappole, volevano loro. Perfetto. Ok, livello 9. Livello 9, raga. Livello 9. Ok, ok. Manteniamo la calma. Salta. Benissimo. Qua. Salta di qua. Allora, qua è difficile un attimo. Ok, così. Ok, tutte le trappole scattano. Vai, vai. Ok, ok. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, sì. Molto bene. Rampino e siamo al livello finale, raga. Dai che ce l'abbiamo quasi fatta. Basterà non mancare neanche un colpo e ce la facciamo. Ok. Vai. Vai, vai, vai. Sì, e anche questo è giusto. 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 Riduciamo la sensibilità a 1. Cioè, così è impossibile mancare la mira. E tum, pam, via. 3, 2, 1. Signore e signori, pam! Finita! Finita! Grazie a tutti, grazie, grazie mille.